dalle strutture all'avanguardia più sorprendenti del pianeta. È uno dei progetti più grandi mai realizzati. È una cosa di cui dovremmo andare fieri, come ingegneri. Alle più straordinarie macchine moderne. La più larga, la più pesante imbarcazione del mondo. Niente sarebbe stato possibile senza i grandi innovatori del passato. Che macchina meravigliosa, incredibile! È davvero enorme! Sono molto emozionata. È stupefacente che siano riusciti a costruire un ponte su questo fiume. Ah! In questo episodio, un radiotelescopio da record di proporzioni incredibili. Il FAST è il telescopio più grande mai costruito. Tecnologie dell'era spaziale fuori dal comune. I sensori possono essere messi a un centimetro di distanza nell'antenna larga 500 metri. Poi pionieristiche innovazioni storiche. Che ci crediate o no, questi sono specchi acustici. È sorprendente che questi meccanismi così complessi siano regolati da semplici schede perforate. Che hanno reso possibile l'impossibile. Il fisico Andrew Steele è arrivato fino all'isolata Cina rurale alla ricerca della meraviglia dell'ingegneria moderna che un giorno potrebbe offrirci la soluzione ai più grandi misteri dello spazio. E questa possibile chiave verso il cosmo giace nascosta alla vista, apparentemente in mezzo al nulla. Qui, nel sud-ovest della Cina, nella provincia del Guizhou, all'interno di un bacino naturale, si trova uno dei dispositivi di esplorazione spaziale più nuovi e più all'avanguardia al mondo. È un'incredibile opera ingegneristica! Il telescopio sferico con apertura di 500 metri, o FAST in breve, è il radiotelescopio con una singola antenna, più grande e più sensibile al mondo. Riesce a rilevare onde radio lontane miliardi di anni luce e ci aiuterà a scoprire i segreti del nostro universo. Un radiotelescopio percepisce le onde radio emesse dagli oggetti nello spazio e permette agli astronomi di vedere cosa c'è veramente. Ultimato nel settembre del 2016, questo capolavoro dell'ingegneria da 180 milioni di dollari arriverà più lontano rispetto a tutti gli altri radiotelescopi. Nonostante sia uno dei suoi ideatori, per l'astronomo Peng Bo, il telescopio FAST ha ancora la capacità di stupire. È il telescopio più sorprendente al mondo. L'intera superficie è superiore a 30 campi da calcio. Se riempissimo l'antenna con del vino, ogni persona al mondo avrebbe 4 bottiglie di vino. Quest'enorme parabola con un diametro di 500 metri è costruita con 10.000 cavi d'acciaio e pesa 1.600 tonnellate. Sulla sommità di questa tela metallica ci sono 4.450 pannelli triangolari. Al centro, 6 torri alte 100 metri sostengono una cabina di ricezione sospesa, pesante 30 tonnellate. Questa riesce a rilevare dati distanti miliardi di anni luce. Ma realizzare un progetto di dimensioni colossali non è semplice. Quando abbiamo proposto un telescopio così grande, nessuno credeva che si potesse costruire un'antenna così grande. La prima difficoltà affrontata dagli ingegneri sono state le dimensioni. Non si poteva costruire in un posto qualsiasi. L'ex telescopio più grande al mondo aveva un diametro di 300 metri. Questo ne misura ben 500. È più del doppio dello spazio che serve per rilevare le deboli onde radio che arrivano dal cielo.
come hanno fatto gli ingegneri del FAST a costruire un'antenna ricevente di simili proporzioni? È una sfida che sarebbe stata impossibile senza i più grandi innovatori del passato. Da quando l'uomo è uscito dalle caverne e ha iniziato a costruire le sue case, c'è sempre stato un elemento fisso nella progettazione. Fantastico! Ecco fatto! Semplicemente stupendo! Quattro muri e un tetto. Aiuto! Ma negli anni 40, il rivoluzionario Richard Buckminster Fuller, inventore, matematico e architetto, ha una nuova idea. Negli Stati Uniti, nel secondo dopoguerra, a causa della carenza di alloggi, Fuller è stato incaricato di ideare un modo conveniente e facile per costruire case velocemente. Le cupole geodetiche ne sono il risultato. Nel sud-ovest dell'Inghilterra, l'insegnante di scienza Kate Mulcahy ha una vista privilegiata su come il concetto geodetico di Fuller può essere esteso a livelli altissimi. Dietro di me c'è il simbolo del conservazionismo e un'impresa dell'ingegneria moderna. Questi sono dei biomi che fanno parte dell'Eden Project. Stare qui sospesa mi dà una vista perfetta su di essi. Sono all'interno di strutture a cupole e sono ricoperte da uno schema intricato di esagoni e pentagoni, con angoli acuti e curve. Queste figure geometriche non servono solo a renderle carine, ma hanno un importante scopo. Costruito in un'ex cava di caolinite, in Cornovaglia, i progettisti vi hanno inserito piante diverse provenienti da climi diversi, incluso quello tropicale. È alta 45 metri, larga 100 e lunga 200 metri e circonda un'area ampia quanto 34 campi da calcio. La foresta pluviale dei biomi è talmente grande da riuscire a ospitare la Torre di Londra. Ed è stata l'idea di Fuller a rendere possibile tutto questo. Una cupola geodetica consiste in una struttura emisferica fatta di elementi triangolari che formano una rete di cerchi che creano la superficie della sfera, come questo bioma. C'è un esagono fatto da triangoli che crea uno schema che rappresenta la superficie della sfera. Il ragionamento di Fuller, legato all'uso di una semisfera o cupola, rientra nella sua filosofia fare di più con meno. Quando il diametro di una sfera viene raddoppiato, la superficie dell'area si quadruplica e il suo volume aumenta di 8 volte. Quindi una sfera raggiunge il volume maggiore con la minor superficie dell'area. E una minor superficie implica una riduzione dei materiali e quindi case più economiche. Ma l'elemento chiave nella progettazione di Fuller è l'utilizzo di una serie di triangoli. I triangoli, che hanno degli angoli fissi, sono le forme bidimensionali più forti. Ora vi mostrerò come funziona esattamente, costruendo uno di questi, usando solo questi. Quando unirò questi triangoli, questi formeranno lo scheletro della mia struttura e l'inflessibilità di ogni triangolo contribuirà a dare maggiore resistenza. Soltanto quando avrò aggiunto anche l'ultimo pezzo, la resistenza sarà totale. Ecco una struttura indipendente e qualsiasi sforzo vado ad esercitare sarà distribuito in modo uniforme su tutta la struttura. La bellezza delle cupole geodetiche di Fuller è che più sono grandi e più diventano resistenti. È l'unica struttura fatta dall'uomo con questa caratteristica. Ma quanto sono resistenti? Sono molto leggere, facili da sollevare. L'unico modo per poterle testare è salirci sopra. Quindi... Oh! Sì, sono davvero forti! Quindi, ecco, la progettazione di Fuller funziona davvero, così come i biomi dietro di me. È fantastico!
Le cupole di Fuller, così resistenti da poter essere costruite anche con materiale leggero ed economico, sono costituite da un telaio che viene assemblato facilmente. Oh! Ah. È una struttura ingegneristica fantastica se si vuole costruire qualcosa di grande, ma allo stesso tempo leggero e resistente. Gli ingegneri del telescopio FAST in Cina hanno preso come modello il metodo di costruzione geodetico di Fuller. L'hanno ingrandito e ribaltato con lo scopo di creare la parabola più grande al mondo. Ogni volta che guardo tutti i componenti che abbiamo costruito, mi emoziono davvero tantissimo. Una recinzione di travi d'acciaio lunga 1,5 km delimita il perimetro della parabola. All'esterno si ergono le 6 torri alte 100 metri che sostengono la cabina di ricezione sospesa di 30 tonnellate, al cui interno ci sono tecnologie di ricezione all'avanguardia essenziali nella rilevazione delle importantissime onde radio. Quando abbiamo proposto il progetto di un'antenna così grande, nessuno pensava che fosse possibile realizzarlo. Per la costruzione di un riflettore sferico così grande, i triangoli geodetici rappresentavano la scelta migliore. L'antenna è composta da un totale di circa 4.450 pannelli. Questi pannelli sono sostenuti da una struttura reticolata fatta di 10.000 cavi d'acciaio che pesano 1.600 tonnellate. E dopo appena 5 anni di lavoro, il 3 luglio 2016, gli ultimi 11 metri di pannelli di alluminio triangolari sono stati posizionati. È davvero una struttura fantastica, di proporzioni epiche. I pannelli di alluminio sono forati, prima per renderli leggeri, poi per far passare la pioggia e infine per far passare la luce. Questo vuol dire che le piante possono crescere sulla superficie sottostante e che le radici possono dare supporto a questa struttura davvero gigante. Ma costruire quest'enorme antenna è solo l'inizio. Per creare il telescopio più preciso mai fatto prima, la squadra del FAST avrà bisogno di attingere agli stimolanti innovatori del passato. All'improvviso la minaccia maggiore è arrivata dal cielo e difendersi dagli aerei nemici era virtualmente impossibile. Per creare strutture ingegneristiche impossibili. Nascosta tra le montagne della provincia del Guizhou, nella Cina sud-occidentale, un'incredibile struttura ha fatto la sua comparsa. Il telescopio sferico con apertura di 500 metri, FAST in breve, è il radiotelescopio più grande al mondo. E il fisico Andrew Steele ne ha una vista privilegiata. Il FAST è enorme ed è perfetto per rilevare quei deboli segnali delle onde radio lontani miliardi di anni luce nell'universo, ma pone anche dei grandi problemi per gli ingegneri. Il telescopio è così grande che è stato fissato a terra. I radiotelescopi più piccoli hanno un ricevitore posizionato al centro della parabola che rileva le onde radio che si riflettono. L'antenna ruota verso il punto esatto del cielo che si vuole osservare. Ma per il FAST, questo metodo tradizionale non è applicabile. Come vedete da questo ingegnoso modellino in scala, non si può inclinare il paesaggio circostante per poter puntare il FAST verso la galassia che si vuole studiare. E allora come fa un telescopio grande quanto il FAST a puntare le diverse parti del cielo? Per rispondere a questa sfida apparentemente impossibile, la squadra si è ispirata ai grandi innovatori del passato.
Fin dall'età classica, la superficie nota come paraboloide è stata importante per le sue qualità riflettenti. Ecco fatto! Nel III secolo a.C., la leggenda vuole che Archimede... Grazie mille! ...abbia usato gli specchi parabolici per concentrare i raggi solari e dare fuoco alle navi romane. Ce l'abbiamo fatta! Bene, capo. Nel XVII secolo, gli astronomi osservano il cielo con una chiarezza nuova. Aggiungono gli specchi ai telescopi ottici. Oh, che noia. E i primi fari li usavano per amplificare la luce sul mare. Ehi, riaccendi la luce! Ma bisognerà aspettare la prima metà del XX secolo prima che gli ingegneri inizino a usare gli specchi parabolici su grande scala. Sopra la costa del Kent, nel sud dell'Inghilterra, la fisica Susy Shee ripercorre le vie che venivano usate dagli aerei nemici. La Prima Guerra Mondiale è stato il primo grande conflitto a coinvolgere i velivoli e, sebbene fossero una nuova tecnologia, hanno avuto un impatto notevole. All'improvviso, la minaccia maggiore alla sicurezza è arrivata dal cielo e difendersi dagli aerei nemici era virtualmente impossibile perché si poteva contare solo sulla vista. Alla luce del sole, l'avvistamento degli aerei era possibile, ma di notte o nei giorni nuvolosi, i nemici avevano un vantaggio incredibile. La soluzione a questo problema sono queste fantastiche strutture. Questi complessi monolitici una volta ricoprivano la costa orientale della Gran Bretagna. Che ci crediate o no, questi sono specchi acustici. Sono il frutto della mente di William Sansom Tucker, pioniere della fisica acustica, ed erano progettati per aiutare i soldati a percepire l'avvicinarsi degli aerei nemici lontani. Qui a Denge ci sono i più recenti, ma anche i migliori esempi del lavoro di Tucker, e hanno dimensioni molto diverse e anche strutture differenti. Il più piccolo punta dritto e rileva le onde sonore più basse e più vicine. Quello medio è puntato nella direzione del cielo. Laggiù, invece, ce n'è uno che è alto 60 metri. Queste architetture sorprendenti hanno una cosa in comune: una superficie curva, nota come paraboloide. Quando arrivano le onde sonore, queste rimbalzano sul paraboloide e si concentrano in un punto al centro, che è il punto focale. Le onde sonore colpiscono gli specchi parabolici in più punti. Quando questi raggi riflessi si incontrano nel punto focale, il suono si amplifica. Per dimostrare l'efficacia degli specchi parabolici, proverò a ricreare un antico scenario di guerra. Posizionerò questo microfono nel punto focale. Quindi, allora, qui... il fuoco è il punto in cui le onde sonore che arrivano dirette da questa parete e quelle che arrivano da lì si rifletteranno dritte in questo punto e anche le altre che arrivano da quest'altra parte. Così tutta questa zona rileverà le onde sonore e le concentrerà tutte al centro e il suono si amplificherà. Ho la mia attrezzatura con il computer collegato al microfono al centro dello specchio parabolico, distante circa 30 metri. E tutte le onde sonore che rimbalzeranno al centro saranno rilevate dal microfono e sono rappresentate da questa curva blu, mentre la parte rossa è il microfono controllato a distanza posizionato altrove. Ora farò un rapido ascolto. Adesso non sta succedendo niente di rilevante, le curve sono uguali, non c'è nessuna differenza. Quindi, se tutto va bene, se un aereo dovesse avvicinarsi, la curva blu ci mostrerà il suono amplificato dell'aereo. E dovremmo vederlo sulla curva blu prima di sentirlo arrivare e vederlo dalla curva rossa.
Ora riesco a sentire qualcosa. Sento un aereo che arriva. Con l'avvicinarsi dell'aereo, chi a terra usa gli specchi parabolici riesce a sentire i motori in tempo utile per far attivare la difesa aerea. Si vede chiaramente che in quest'area centrale la curva blu è sopra a quella rossa. Ci siamo. Siamo riusciti ad utilizzare gli specchi parabolici per concentrare e amplificare le onde sonore provenienti da un aereo in arrivo. In passato gli specchi parabolici sono stati usati negli avvistamenti di aerei distanti anche 30 chilometri. In Cina, al radiotelescopio FAST, gli ingegneri hanno sfruttato queste idee e realizzato un modo unico per trasformare l'antenna di 500 metri apparentemente statica in un paraboloide posizionale. È davvero qualcosa di enorme. Da qui possiamo capire quanto sia ambizioso questo progetto. È davvero grande. Ora ci stiamo avvicinando alle viscere del telescopio. Sembra quasi impossibile pensare che una volta qui c'era un'azienda, in questo avvallamento. E ora c'è questa struttura enorme. Da qui si può capire cosa rende unico il FAST. Usa quest'attuatore per inclinare la parabola. Si tratta di un riflettore attivo che viene usato appositamente per dare alla superficie la giusta forma per rilevare le onde radio. Vengono usati 2000 attuatori per far abbassare l'antenna, dandole una perfetta forma parabolica e ottenere immagini del cielo più chiare possibili. Questo sistema permette agli astronomi di puntare i paraboloidi esattamente verso ogni punto del cielo che vogliono studiare. Quella che sembra un'antenna gigante statica viene trasformata in un riflettore dinamico in movimento. Questo è il suono dell'attuatore che parte e, che ci crediate o no, si sta muovendo molto molto piano, di circa un millimetro al secondo. Gli attuatori fanno muovere 300 metri della parabola su un totale di 500. È un'ampia flessibilità che consente di guardare le diverse parti del cielo. Quindi, invece di puntare in alto, il FAST copre il cielo all'interno di un angolo di 40 gradi da entrambi i lati dello zenith. Il FAST ha messo a punto una soluzione incredibilmente innovativa. Ma trasformare un'antenna in un paraboloide è solo uno dei passi verso l'analisi precisa del cielo. Per ottenere migliori risultati, gli ingegneri hanno attinto di nuovo al passato. All'improvviso c'erano migliaia di possibilità, dal collegare i pianeti fino ad una migliore conoscenza dell'universo. Nella lontana provincia del Guizhou, nella Cina sud-occidentale, gli ingegneri hanno creato lo strumento più potente per esplorare lo spazio. Gli scienziati volevano creare il telescopio più grande al mondo per continuare la ricerca globale, per capire cosa nasconde l'universo, e per farlo dovevano costruire una parabola enorme. I segnali dell'universo sono estremamente deboli. Per questo serve una superficie di raccolta dei dati enorme per rilevare più dati possibili dallo spazio più lontano. È per questo che è stato necessario costruire un'antenna enorme. Nonostante le sue dimensioni, gli ingegneri sono riusciti a modificare la superficie dell'antenna e creare un paraboloide, la forma perfetta per rilevare le onde radio. Ma questo comporta un altro problema. Il ricevitore deve stare continuamente al centro del paraboloide. Questa è la cabina di ricezione ed è proprio nel cuore del FAST. Dopo che l'antenna ha rilevato le onde radio, queste rimbalzano qui.
Ora, per tracciare il movimento di una galassia nel cielo, l'antenna deve continuare a muoversi per restare nella posizione giusta per guardare l'oggetto in analisi. Ma visto che questo telescopio è così grande, non è possibile appendere la cabina su un braccio fisso. La cabina è appesa a 6 cavi di acciaio, attaccati a delle torri di supporto posizionate lungo il perimetro dell'antenna. Quindi bisogna conoscere la posizione esatta dell'oggetto e controllare i suoi movimenti in modo preciso per ottenere le immagini migliori. Per applicare variazioni così piccole, apparentemente impossibili, a qualcosa di così grande, gli ingegneri hanno dovuto creare strutture ancora più incredibili. Gli ingegneri hanno creato questo. Una cabina leggera che si può spostare ovunque lungo la parabola. Una vera innovazione. È lunga 10 metri, sembra un disco volante. Ed è il cuore del telescopio. Non ha solo l'aspetto di un UFO. Vola anche come un UFO. Quando è in funzione, la cabina da 30 tonnellate appesa con dei cavi alle 6 torri alte 100 metri che circondano la parabola è sospesa a 140 metri d'altezza. Qui ci sono i ricevitori, che prelevano i dati e li rimandano alla stanza di controllo, ma per far sì che la cabina resti nella giusta posizione si attivano due meccanismi. Per prima cosa, ci sono queste 6 torri che mantengono la cabina nel punto corretto attraverso il servomeccanismo e i 6 enormi cavi di acciaio. Controllati con dei computer, i cavi vengono tirati avanti o indietro singolarmente per posizionare la cabina in ogni punto della traiettoria di 206 metri lungo il diametro del riflettore. Si attiva una piattaforma in movimento. Come ultimo elemento di precisione ci sono questi 6 pistoni idraulici che controllano la piattaforma e riescono a correggere la posizione con un'incredibile precisione. I sensori possono essere messi a 1 centimetro di distanza nell'antenna larga 500 metri. Il servomeccanismo, controllato dalle 6 torri di posizionamento, insieme alla precisione dei movimenti della piattaforma, ha permesso agli ingegneri del FAST di creare un radiotelescopio estremamente sensibile. Ma un'analisi precisa del cielo dipende dal luogo di osservazione. L'elemento chiave per trovare il luogo perfetto per il telescopio dipende dall'ambiente delle frequenze radio, che deve essere silenzioso. Per questo ci serve un luogo isolato. Le persone producono molto rumore elettronico con i cellulari, il forno a microonde. Tutti questi dispositivi elettronici emettono onde elettromagnetiche. Questi strumenti generano delle interferenze con il nostro telescopio. Gli ingegneri hanno individuato un angolo isolato della Cina sud-occidentale nella provincia del Guizhou, a 170 km dalla capitale Guiyang. Il FAST è situato in questo avvallamento naturale che è un elemento frequente nel paesaggio calcareo del sud della Cina. Le città sono molto lontane da qui, perché provocherebbero interferenze radio che disturberebbero il sensibile lavoro del telescopio. Le osservazioni astronomiche non sarebbero state possibili senza il lavoro dei geni analitici del passato. L'astronomo Ryan Lynch è all'osservatorio del Green Bank nella Virginia Occidentale per capire come una scoperta casuale ci abbia fatto scoprire un universo segreto. Per quasi tutta la storia dell'astronomia, tutto ciò che abbiamo scoperto sullo spazio lo dobbiamo alla luce ottica, la luce che vediamo coi nostri occhi. Ma negli anni 30 la dedizione di un uomo ha cambiato tutto. Nel 1928, mentre lavora allo sviluppo della comunicazione radio presso i Bell Laboratories, il giovane ingegnere Carl Jansky riceve il compito di occuparsi del disturbo atmosferico che interferisce con la comunicazione a onde corte lungo l'Atlantico. Nel tentativo di tracciare queste onde corte, Jansky costruisce una grande antenna. Questa è una replica esatta dell'antenna costruita da Jansky ed è un lavoro di un genio ingegneristico. È larga 35 metri e alta 6.
Non ha niente a che vedere con le antenne curvate degli altri telescopi che abbiamo qui. Credo che somigli più all'ala dei vecchi biplani. Ma è un'antenna che riesce a rilevare onde radio dallo spazio. L'antenna di Jensky è collegata a un ricevitore radio. I segnali radio che l'antenna riceve sono amplificati e registrati da una penna che si muove su un grafico cartaceo. L'antenna è posizionata su una piattaforma che poggia su delle ruote. Queste le permettono di ruotare e mappare il cielo a 360 gradi, una volta ogni 20 minuti. L'astronomo l'ha costruita in un campo del New Jersey, dove viveva, e dato che ruotava, le persone del posto l'hanno definita la giostra di Jensky. I primi risultati hanno rilevato un sibilo debole ma continuo, che aumentava e diminuiva per tutto il giorno. Mentre continuava ad analizzare i dati raccolti nel corso dei mesi, ha fatto una scoperta fondamentale. Il segnale era più forte in direzione del centro della nostra galassia. Jensky ha capito che quello che stava rilevando erano onde radio provenienti proprio dalla Via Lattea. Jensky scopre così una nuova via verso il cosmo. E più i radiotelescopi diventano precisi, più scoperte rivoluzionarie vengono fatte. Tra cui la più importante di tutte, il Big Bang. Nel 1964, gli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson riescono a rilevare le origini dell'universo. Ci è voluto il lavoro degli ultimi astronomi per rilanciare la ricerca. Grazie al lavoro di Jensky, sappiamo di poter rilevare le onde radio provenienti dal cosmo. La sua antenna direzionale rotabile e il ricevitore a banda larga rappresentano la base per tutti i radiotelescopi moderni. Il suo apparecchio con l'ala dell'aereo è considerato uno dei padri della moderna radioastronomia. Grazie all'incredibile scoperta di Jensky, al FAST hanno creato un telescopio di straordinaria potenza che si spera un giorno riuscirà a captare onde radio emesse da vita extraterrestre. Ma rilevare dati dallo spazio è inutile se questi non vengono trasformati in dati utilizzabili. Questo è il supercomputer che abbiamo costruito per il FAST. E per farlo, la squadra ha bisogno di rivolgersi ancora a un'innovazione vincente del passato. Questo è un vero programma informatico. Per creare strutture ingegneristiche impossibili. Il radiotelescopio con antenna singola più grande e più potente al mondo è stato costruito in Cina. All'astronomo del FAST, Peng Bo, questo telescopio continua a riservare sorprese. È molto emozionante guardare questa enorme antenna da qui. Era solo un sogno costruire una parabola simile, ma dopo 20 anni di lavoro ce l'abbiamo fatta. Il fisico Andrew Steele ha scoperto che il FAST riesce a generare una quantità immensa di dati e la sfida è trasformare le singole onde radio in immagini. Ed è qui che succede tutto. Questo trombino fa parte del ricevitore a fascio, assorbe le onde radio e rileva la loro potenza. Ce n'è solo uno qui adesso, ma quando sarà tutto finito ce ne saranno 19 ed è questo che rende questo telescopio superiore a tutti gli altri. Ma rappresenta anche una grande sfida per gli ingegneri e i ricercatori del FAST. Bisogna prendere questa enorme quantità di dati e trasformarli in immagini. Quindi come fanno gli astronomi e gli ingegneri a trasformare le onde radio in immagini? Per riuscirci devono guardare a un'innovazione vincente del passato e creare strutture ingegneristiche all'avanguardia. Kate Mulcahy, divulgatrice scientifica, si trova nella storica Silk Mill nel nord dell'Inghilterra per scoprire le improbabili origini della programmazione informatica.
Nel XVIII secolo, gli indumenti fatti di tessuti elaborati rappresentavano l'apice della moda in tutta l'Europa. I telai funzionano intessendo due tipi di fili. Quelli longitudinali si chiamano ordito e i fili trasversali sono definiti trama. La produzione di motivi così dettagliati non era semplice e i produttori non riuscivano a soddisfare le richieste. In risposta al dramma dei produttori, il tessitore francese Joseph-Marie Jacquard inventa una macchina che non fa fermare la produzione, rivoluzionando completamente l'industria. Eccolo qui, il telaio Jacquard. Quest'uomo ha realizzato qualcosa che nessun tessitore aveva mai fatto prima. Ha unito i migliori elementi in fatto di tessitura per creare questa macchina stupenda. È sorprendente che questi meccanismi così complessi siano regolati da semplici schede perforate. Questa è una perforatrice. Gli abili lavoratori la usavano per convertire i disegni complessi in un linguaggio che i telai potessero capire. Il primo passo era copiare il motivo su un foglio quadrettato, tipo questo. E poi, per ogni parte del disegno presente in ogni quadretto, veniva fatto un buco nel punto corrispondente sulla scheda. Ogni scheda perforata rappresenta solo una fila di tessuto. Ed è una cosa sorprendente. Il prossimo passo da fare è prendere la scheda, metterla nel telaio e lasciare che la magia accada. Una volta entrate nella macchina, vengono pressate contro dei bastoncini che sporgono orizzontalmente dal telaio. Ogni bastoncino controlla un filo d'ordito singolo. Dove c'è un foro nella scheda, il buco corrispondente viene sollevato. In questo modo le schede indicano la tessitura del motivo. Per ogni motivo possono volerci migliaia di schede. Se si vuole cambiare o modificare il disegno, basterà soltanto aggiungerne delle altre. Mentre un telaio azionato a mano potrebbe produrre 5 cm di tessuto al giorno, il fantastico telaio Jacquard ha una produzione 30 volte superiore e serve solo una persona che lo manovri. La presenza o meno di fori nelle schede, in pratica, è la versione preliminare del sistema binario, che è alla base del linguaggio informatico. Più avanti, questo metodo di programmazione della macchina cattura l'attenzione dei fautori dei computer. Ispirato dal fantastico telaio proveniente dalla Francia, l'inventore americano Herman Hollerith sviluppa delle schede simili per immagazzinare i dati del censimento americano del 1890. I fori simboleggiano informazioni precise come l'età, il sesso e lo stato civile, che potevano essere letti da una macchina tabulatrice. Ciò ha consentito di registrare i dati 10 volte più velocemente che nel passato. Nel 1960 i programmatori dei computer usavano le schede perforate per creare, modificare e memorizzare i programmi informatici. Incredibilmente, questo è un vero programma informatico. Sono una serie di istruzioni codificate in fori che dicono al computer cosa fare esattamente. Proprio come le schede perforate di prima, in cui ogni scheda rappresentava una linea singola del disegno, qui ogni scheda rappresenta una singola informazione per il computer. Quindi un programma per computer potrebbe anche essere costituito di migliaia di schede. Negli anni Ottanta le schede perforate sono state sostituite dal nastro magnetico e dai drive che erano in grado di memorizzare più dati. Le schede perforate rappresentano il primo passo verso la produzione di computer che potevano essere programmati per fare ogni cosa. Hanno dato ai programmatori la possibilità di sognare in grande. All'improvviso c'erano migliaia di possibilità, dal collegare i pianeti fino ad una migliore conoscenza dell'universo. Grazie al lavoro di Joseph Jacquard e ai pionieri del calcolo, la squadra del FAST, il radiotelescopio in Cina, può usare dei programmi potenti per trasformare le onde radio in immagini. Qui ci sono
i sistemi informatici che abbiamo creato per il FAST. Costruita accanto al radiotelescopio, c'è la centrale di controllo del FAST. Qui astronomi da tutto il mondo possono usare l'enorme quantità di dati per svelare alcuni dei segreti dell'universo. Questo moderno radiotelescopio cerca sempre di raffigurare le onde radio che rileviamo dal telescopio. Con i computer si possono vedere questi segnali su una curva visiva e luminosa. Le onde radio viaggiano attraverso lo spazio sotto forma di luce, invisibili all'occhio umano. Questi segnali vanno trasformati in immagini. Gli astronomi usano i software dei computer per etichettare ogni singola onda ricevuta con un codice di colori che dipende dalla forza del segnale. L'accumularsi dei colori forma uno schema, che a sua volta diventa un'immagine riconoscibile dall'occhio umano. Per creare queste immagini radio, gli astronomi del FAST devono elaborare molti dati. Pensiamo che il FAST possa generare 40 terabyte a notte. Abbiamo bisogno di una grande quantità di sistemi di archiviazione. Qui ne abbiamo uno con una capacità di 1,6 petabyte e abbiamo anche dei sistemi informatici ad alta prestazione per analizzare i dati. Possiamo iniziare ad usare il telescopio per esplorare un universo tutto nuovo che non è mai stato studiato prima. Ci aspettiamo di vedere tantissimi nuovi oggetti. È qualcosa di davvero emozionante per gli astronomi e credo anche per le altre persone, perché avranno una conoscenza nuova sull'ignoto, sull'universo. Terminato ufficialmente nel settembre del 2016, il FAST è ora pronto a esplorare lo spazio come non era mai stato fatto prima. Il FAST rivoluzionerà la radioastronomia e cambierà il modo di guardare l'universo. Ignoravamo che fosse possibile creare un'antenna tanto grande e che si potesse costruire una macchina così precisa e potente. Per l'astronomo Peng Bo è la realizzazione del sogno di una vita. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra per la costruzione di un radiotelescopio enorme, quindi sono molto fiero del risultato che vedete oggi qui. Prendendo ispirazione dagli innovatori del passato, adattando, ingrandendo e sviluppando nuovi elementi, i designer, gli ingegneri e i lavoratori del telescopio FAST sono riusciti a rendere possibile l'impossibile. Il FAST ci farà studiare una porzione di cielo maggiore e più velocemente di prima. Darà un importante contributo per capire perché l'universo è fatto in questo modo e la sua origine. E cosa più importante, questa enorme conca geodetica, sepolta nel profondo della campagna rocciosa cinese, è una meraviglia dell'ingegneria.